Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi 2 ottobre ricordiamo i santi angeli custodi. Ascoltiamo. La memoria dei santi angeli custodi si celebra fin dal 1670. L'angelo custode indica l'esistenza di un angelo per ogni uomo che lo guida, lo protegge, dalla nascita fino alla morte. La Sacra Scrittura li cita ad esempio nel libro di Giobbe e gli attribuisce altri compiti come quello di offrire a Dio preghiere e sacrifici, oltre quello di accompagnare l'uomo nella via del bene. Anche Gesù nel Vangelo di Matteo dice: «Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli». Dice Papa Francesco a proposito degli angeli custodi: «Il nostro angelo non solo è con noi, ma vede Dio Padre, è in rapporto con Lui, è il ponte quotidiano, dall'ora che ci alziamo all'ora che andiamo a letto la notte, che ci accompagna, ed è in rapporto con il Padre e noi. L'angelo è la porta quotidiana alla trascendenza, all'incontro con il Padre. L'angelo che mi aiuta ad andare per la strada, perché guarda il Padre e sa qual è la strada. Non dimentichiamo questi compagni di strada». Padre Pio nominava molto spesso questi angeli custodi che erano veramente anche al suo servizio. Lui ascoltava ciò che gli veniva riferito tramite i vessi, tramite le persone che non potevano poi incontrarlo fisicamente. Spesso diceva a qualche penitente, riferito all'angelo custode: «Egli è il tuo più grande amico e ti difende, anche quando hai torto marcio». E aggiungeva: «Ma teniamoli di buona compagnia, questi angeli, nel senso non stiamo lì a contristarli con il nostro peccato. Se veramente potessimo essere sempre coscienti di queste presenze che sono al nostro fianco e che ci guardano sempre, forse saremmo più prudenti nell'agire, immaginando di rispettare proprio la loro sensibilità angelica». E una volta Cleonice Morcaldi chiede proprio a Padre Pio: «Padre, io non ho tanta devozione al mio angelo custode». E quindi Padre Pio le risponde: «Dobbiamo essere devoti agli angeli, invocalo spesso». Ed è quello che noi vogliamo fare adesso con la preghiera che ci hanno insegnato anche da bambini e che forse invito ad insegnare ai vostri bambini, soprattutto ai nipotini, lo chiedo ai nonni, che sono un po' gli angeli custodi che sono donati a tutti i bambini. E quindi preghiamo insieme. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.